Sembra essere l'Argentina la squadra per cui tifano i piacentini. Mancano ormai poche ore, poi calerà il sipario sui mondiali 2014 in Brasile. C'è grande attesa per la finalissima di domani sera che vede contrapposte Germania e Argentina, così come nel 1986 e nel 90. Una finale dai mille significati, non solo sportivi: da una parte i sudamericani alle prese con una crisi che li ha portati sull'orlo del fallimento, dall'altra i teutonici che dominano l'Europa. Sarà una bella sfida che i piacentini seguiranno in TV stando sul divano con la famiglia o al massimo in qualche bar con gli amici. Vince l'Argentina, se non altro perché è più simpatica, hanno detto in molti stamattina ai nostri microfoni, pur riconoscendo la superiorità tecnica degli avversari. Vince l'Argentina. Io credo nell'Argentina. Perché è più forte? Perché è più forte, sì. Argentina. Ma perché, vedendoli giocare, penso che riesca l'Argentina a vincere. Poi mi sono anche simpatici gli argentini. Il giocatore migliore e quello peggiore di questo mondiale? Beh, il peggiore non glielo so dire, il migliore secondo me è Messi. Chi gioca? Germania-Argentina. Va bene, magari un'occhiata gliela darò, però non sono un grande appassionato, perché poi quest'anno, a dire la verità, non è stato tanto bello il campionato. Un pronostico, secondo te chi vince? Argentina 1-0. Perché? Perché sì. Forte secondo te? Più forte no, ma la storia dice Argentina. Secondo me l'Argentina. Perché? Perché mi sono più simpatici. Chi vince domani sera? Secondo me vince l'Italia. No, scherzo. Ormai l'Italia è finito tra l'Argentina. Perché? Perché secondo me è la squadra più furba. Secondo me la Germania è una squadra più compatta, fa calcio corale, però l'Argentina ha degli assi per risolvere la partita. In questo campionato c'è un giocatore che l'ha colpita di più? Beh, a parte il dolore di Neymar, perché il fallo era molto pericoloso, credo che soprattutto come estro, come fantasia, possa essere stato Robben della Germania. La guardi la partita domani sera? No. Non seguo molto il calcio, a dire la verità. Non sei appassionato? No. Neanche l'Italia hai guardato? Sì, ma una delusione. Vince la Germania. Se lo merita, gioca un bel calcio e quindi vince sicuramente la Germania. Signora, la guarda la finale di calcio domani? Certo, sono anche molto appassionata al calcio. E chi vince? Secondo me vince la Germania. Perché? E io faccio il tifo per la Germania, nonostante sia vissuta in Sud America, però preferisco la Germania. Penso che giochi anche meglio. Preferisco l'Argentina. Come sono stati questi mondiali? Ma non li ho seguiti tantissimo, non sono un grande appassionato di calcio, però belli. Argentina. Perché è più forte. No, guardi, non mi interessa proprio minimamente. Per me possono anche abolirlo direttamente il calcio, quindi non mi riguarda. Una bella sfida, anche perché c'è, a mio parere, un po' di diciamo di accanimento per quanto riguarda la parte della Sud America con l'Europa, diciamo che questa c'è una specie di attrito. Ho guardato il Brasile in una stanza d'albergo, quindi figuriamoci se non lo vedo a casa. Purtroppo penso che vinca la Germania, però preferirei l'Argentina. Una cosa è certa, si tratta di una sfida tra due squadre che nonostante qualche passo falso si sono dimostrate le migliori in campo. È la settima volta che tedeschi e argentini si affrontano durante una fase finale di un mondiale e la terza volta che lo scontro arriva nell'ultimo atto. Ma questa sarà anche e soprattutto la finale dei due papi, già ribattezzata così dai tifosi che vedono in questa partita una sorta di derby Bergoglio-Ratzinger, con il papa regnante e il papa emerito, uno argentino, l'altro tedesco, su fronti opposti, almeno dal punto di vista calcistico.